Cercati un punto, ce l'hai un punto bene, chiudi gli occhi, lascia andare la tua mano molto lentamente verso la tua fronte, molto lentamente, piano, più piano, più piano, lentamente. Qui metto già una mano alle sue spalle, vedete la sua schiena, mi preparo alla sua caduta, rilasciati andare completamente, rilassati, quando la tua mano raggiunge la tua fronte ti rilassi, dormi, dormi completamente, lascia andare completamente tutto, lascia andare tutto, lascia andare tutto, lascia andare completamente. Lascia andare completamente, rilassati completamente, completamente rilassati, perfetto. Ancora ti rilassi sempre di più. Ti senti molto comodo con la mano qua, molto rilassata. Ecco, lascia andare completamente. Ora prendo la tua mano, la porto di fronte, ma tu ti rilassi completamente, ti rilassi. Vedete che metto una mia mano sostitutiva sulla sua testa, con l'altra mano vado giù. E va sempre più in rilassamento. Respira profondamente, qua tocco il plesso solare per rilassare. Questo è un altro esempio. Posso avere la tua mano? Magari andiamo un po' più in qua, ok. Rilassati. Ok. La mano non prenderla troppo forte, prenderla proprio un po' come di solito non si dovrebbe dare la mano, cioè proprio molle. La mano la parte su, la tenete qua al polso e gli dite: trovati un punto, un po' più in alto degli occhi, trova un punto, ma non così in alto, trova il punto. Ok, ce l'hai un punto. Poi dico: chiudi gli occhi, punto ce l'hai, chiudi gli occhi. Immagina ora che. Qua mi sono. Ho sbagliato a parlare. Vedete che non succede niente anche se sbagliate, basta che continuate. Ok, adesso lascio andare completamente. Se fate degli errori, è importante che magari anche sorridere, poi dopo tornate ad essere seri e concreti e focalizzati. Genau. Potreste già dire adesso dormi, però potete anche lasciare un po' di tempo, vedete un po' a seconda di come va. Vedete che la mano sta avvicinandosi. Ok, vedete che lo sta facendo già da solo, non devo neanche dire dormi praticamente. È già arrivata alla testa e già si sta rilassando. E lei adesso va da sola in trance. Vedete che sì. Come si dice che ogni ipnosi è un'autoipnosi. Se vedete che la mano non va da sola, nel suo caso andava da sola, ma se andava di fronte non c'era problema, allora dite ok, lascia andare di fronte, va benissimo anche così. Va bene anche così, ti rilassi lo stesso. Ti rilassi tantissimo, vai giù, vedete come si rilassa, vedete? Sì, adesso lei è un candidato molto potente, cioè che va molto in trance, quindi in realtà basta pochissimo con lei, vedete, testo la mano crolla, si rilassa completamente. Può anche essere che la mano rimane fissa, che non va avanti, ok? Potete anche un pochino aiutare, portarla lentamente alla testa. Potete anche tenerla. Dormi, vedete come crolla, vedete? Devo proprio tenerla per non farla cadere. Perfetto. Ora conto al 3 l'1 e l'1 riapre gli occhi. 3, 2, 1. Volevo solo mostrare la tecnica, ma tu già vai in trance.